Ciao a tutti, oggi vi presento la mia personalissima interpretazione della stufa pirolitica. La pirolisi è un processo chimico, anzi termochimico, che si ottiene quando una biomassa, quindi legno, pellet e altri scarti, bruciano in assenza di ossigeno. Questo processo genera principalmente due prodotti, una parte solida e una parte gassosa. La parte solida produce residui carboniosi, ceneri, inerti, eccetera, mentre quella gassosa, idrogeno, metano, etilene e altri gas minori. Questo tipo di stufa permette di sfruttare in maniera più efficiente questi gas infiammabili, arrivando fino al 90% di efficienza contro il 15-20% di una stufa a legna tradizionale. Adesso vi faccio vedere come è composta. La camera inferiore è chiusa sotto con dei fori da 6,5 mm. Questi sono due barattoli di cibo per cani da 1 kg, mentre la parte superiore è bucherellata con una punta da 4 su tutto il fondo, più una serie di fori da 4 sulla parte superiore. Questa va posta qui, bloccata con queste sorte di staffe. Questo è il coperchio realizzato da un barattolo di vernice. E poi c'è un tubo gas di stufe da 120 mm. Lasciando liberi i fori per l'aria sotto. Questo mi ha permesso di allungare la durata della fiamma. Adesso vediamo un'accensione. Tra qualche minuto inizierà la pirolisi. Adesso per sicurezza io mi sono costruito da un case per PC questa struttura per tenerlo più in sicurezza e più una canna fumaria. Il vaso serve a trattenere il calore dei fumi. Come vedete non c'è né fumo, niente.
iniziata la pirolisi, si vedono queste belle fiamme blu che dureranno circa un'ora con 500-600 grammi di pellet. Inoltre, le braci ardenti quando finirà la pirolisi scalderanno tutta la stufa e il vaso per altre almeno 2 ore.